siamo qui a San Sebastiano al Vesuvio per inaugurare il collegio elettorale di Ciro Ghidato, nonché presidente dell'Asso Impero. Alla manifestazione prenderanno parte, oltre che esponenti di spicco politico, ma i veri amanti della vera politica. Andiamo a conoscere insieme il presidente Ghidato. Ciro Ghidato, presidente di Asso Impero, nonché candidato al 45esimo collegio per le elezioni provinciali. Siamo qui oggi a inaugurare questo collegio elettorale. Quali sono le proposte e le aspettative che partiranno da questa campagna elettorale, da questa sede? Allora, le proposte sono quelle là di migliorare il territorio, di cercare di creare posti di lavoro sul territorio, di portare più sicurezza al territorio che in questi ultimi tempi è lasciato un po' allo sbando e alla tutela di delinquenti ed altro. Le aspettative sono quelle là che il popolo ci dia consenso per darci una mano a portare il nostro programma avanti. Quindi invito tutti ad aiutarmi a questa candidatura. Dall'Asso Impero non partono solo proposte di candidature o di politica, anche se la politica giusta, la politica fatta bene, con criterio e con speranza di un futuro migliore, ma anche proposte rivolte ai giovani. Appunto, proprio dalla sede dell'Asso Impero partirà un progetto che vedrà intraprendere tantissimi giovani dell'area vesuviana verso la musica e verso i principi. Giusto, Presidente? Sì, questa è un'iniziativa che parte a breve per dare opportunità ai giovani che hanno talento ma non hanno la possibilità da sola di emergere. Quindi noi mettiamo a disposizione uno staff tecnico senza alcuna spesa a carico dei giovani e gli facciamo dei bellissimi spettacoli, possibilmente anche mandandoli per svariate televisioni, emittenti privati e giornali e tutto. Quindi gli diamo tutto il supporto tecnico senza farli spendere un centesimo ai giovani. Salutiamo il presidente Ghidato e aspettiamo che finalmente il nastro di questa sede venga tagliato. Io stasera voglio ringraziare a tutti quanti voi per questa partecipazione. Allora, stasera doveva venire qua con noi a Fantini, però non si è sentito bene e ci manda i saluti per Cristiana che adesso vi passa. Grazie Gino. Immagino che i tuoi amici, come dire, vogliono festeggiarti e sicuramente ti accompagneranno, sono tanti paia di scarpe nuove in questa campagna elettorale. Il partito è molto vicino a Ciro e ci dispiace, diciamo, dover registrare l'assenza del presidente Fantini, che purtroppo, diciamo, per un malore è rimasto in città. Ciro non l'abbiamo conosciuto da tanto, una passeggiata itinerante nei 5 comuni del collegio che vi ricordo essere Pollena Trocchia, Cercola, San Sebastiano al Vesuvio, Massa di Somma, me ne sfugge uno. Volla. E speriamo che da oggi in poi tutti i presenti vogliano, diciamo, aiutare Ciro nel contatto di tanti nuovi amici. Stiamo dimostrando e abbiamo dimostrato in quest'ultimo periodo che siamo tutte persone oneste, dei lavoratori che si sono fatti da soli, così come speriamo che siano definitivamente implementate tutte quelle politiche per le energie rinnovabili. Io da solo non vado da nessuna parte. Quindi se un domani porterò un risultato, non è che l'ha portato Ciro Ghidato il risultato. Il risultato lo porto io, ma solo come nome, ma con la vostra volontà.